Perché mai contestare una ricerca della Regione, l'ARPA e financo il CNR? Avete mai provato a riflettere e trovare una sintesi all'aggettivo e sostantivo maschile e femminile antagonista? Queste persone antagoniste si atteggiano così perché pienamente convinte che sia l'unico modo per ottenere qualcosa, dei vantaggi politici di proselitismo di un certo tipo, della serie dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Il comportamento dell'antagonista nei confronti della società provocherà una reazione altrettanto aggressiva. L'antagonista, furbetto del quartierino e il furbetto ambientalista, finirà per crearsi un clima generale di alta tensione che farà di ogni contesto sociale un ambiente ostile, ma a lui favorevole. L'assessore alla cultura e turismo, avvocato Granata, ha transitato in molti ruoli istituzionali, incluso già vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Granata esce sconfitto dalla candidatura a sindaco, ma è bravo e si riesce a riciclare. In poche settimane, voilà, si allea, cancellando il suo destino, con l'associazione Italgarozzo, cioè passa sputoratamente con il centro-sinistra. Oggi Almirante lo rinnegherebbe con esecuzione davanti a un plotone armato fino ai denti per evitare di sbagliare. Perché quest'uomo, dall'alto del suo ruolo e presunzione della sua presunta competenza, contesta e corregge la Regione, l'ARPA e financo il CNR. E anche il suo sindaco, che è presente al tavolo prefettizio, plaude all'iniziativa e l'assessore competente all'ambiente, che invece tace per non andare contro il compagno di cordata. Ma che razza di politici e presunti tecnici abbiamo al Vermex? Gente votata dai siracusani e non da catanesi, che questa volta colpa non ne hanno. Vedete, i siracusani hanno sempre la capacità di suicidarsi senza l'aiuto di nessuno, per carità divina. Quanti tavoli tematici sull'ambiente e sulla qualità dell'aria presieduti negli ultimi anni dai prefetti a seguito delle emissioni maleodoranti che hanno interessato le popolazioni residenti nei comuni dell'area del polo petrolchimico. L'interconnessione tra le centraline di rilevazione della qualità dell'aria sta consentendo un efficace scambio di dati in tempo reale, tale da permettere la rapida individuazione della sostanza d'origine immessa in atmosfera nei recenti eventi anomali. Lo scorso 30 agosto è stato presentato in prefettura un servizio inedito per i cittadini a livello nazionale, un importante strumento per la conoscenza della reale situazione delle emissioni d'origine nella zona industriale della provincia di Siracusa, una app denominata NOSE. Questo strumento, appositamente creato dal CNR e dall'ARPA Sicilia per i principali sistemi operativi di smartphone e tablet, con il quale i cittadini potranno segnalare in maniera efficace e puntuale gli odori e miasmi che fino ad oggi venivano comunicati con i mezzi più vari e non coordinati fra loro, telefonate, lettere o mail ai comuni, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Prefettura, eccetera. Ne conseguirà la possibilità di ottenere in tempo reale statistiche, percentuali e aree di rivelazione delle emissioni. Ma ironia della sorte, ecco che esce fuori l'antagonista Granata, il Don Chisciotte, che non è la pizzeria di Alberto, è invece il guastatore di turno che sconfessa tutto e tutti. Abbiamo una risorsa nel nostro territorio di grande competenza in tutti i campi, ma che non apprezziamo. Del resto lui, Fabio Granata, è oltre.